Io sono Carlo Lucarelli, ho raccontato misteri risolti e eventi che hanno cambiato tutto. E sono tornato con un'altra incredibile stagione di Di Giallo. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ. Allora Giovanni, passiamo da una pazzia all'altra, cioè da uno che proprio viene messo in imbarazzo da qualunque tipo di movimento, da qualunque tipo di battito d'ali di una libellula in Amazzonia, viene messo in sbattimento per ogni rumore che gli fa un po' attirare l'attenzione. Tu sei dalla parte opposta del semicerchio. Sì, praticamente sono dall'altro lato della pazzia. Esatto, tu sei dall'altro lato della pazzia perché Giovanni con la sua fidanzata, anche quando non c'è nessun motivo di litigare, litigano perfino. Esatto, è proprio quello. Sono le cose che fai quando bravo, quando vai molto d'accordo. Sono le cose che fai quando vai molto d'accordo. Proprio con la coscienza pulita o cosa, capita magari che ci si ritrova al supermercato piuttosto che in posti un po' affollati. Lì a fare la spesa, sì. Con la fidanzata vi guardate negli occhi e dite: lo facciamo? Dai, facciamolo. No, beh, è una cosa che viene più da me. Lei, diciamo, mi tiene il gioco, ma fa la parte, diciamo, di quella che subisce. Ah, ok. Ok, allora io inizio a dirle: magari non iniziamo, sai, alzare i toni della voce o cosa, ed è bello anche bello vedere la reazione della. Cioè, della gente intorno, imbarazzata. Sì. Voi litigate per finta per vedere che faccia fa la gente. Esatto. Cioè, fate una specie di candid camera senza le camere. Senza le camere, senza venire pagati, senza niente. Sì, completamente gratis, completamente gratis. Gratuito per la società. Com'è che si chiamano? Siccome qua Walter forse ci sa. Quegli spettacoli teatrali, come si chiamano? Il teatro off? Non so, quegli spettacoli teatrali un po' interattivi. Cioè, voi mettete in piedi comunque lì nella corsia dei surgelati del supermercato, mettete in piedi uno spettacolo teatrale a uso e consumo gratuito di chi è lì che sta facendo la spesa. Esatto, dei fortunati che sono lì. Ma qualcuno è mai intervenuto? No, anche perché poi uno non saprei neanche più poi cosa dire, cioè come ne esci da quella roba lì? No, diventa difficilissimo, anche perché poi io così. Sono... Per indole sono uno che quando litiga invece sono proprio completamente l'opposto, cioè io sono uno di quelli che si zittisce, sta un zitto un po' di messo, quando... sta lì, sì. Esatto, le... quindi ma è bello anche quello il... Non ci hai pensato, Joe, non ci hai pensato che magari questo modo, questa trovata scherzosa che tu hai in realtà è un modo... inoffensivo però per buttare fuori, perché se tu quando litighi accumuli tutta la roba che noi tiriamo dentro, a un certo punto deve uscire da qualche parte. Non è un modo, magari, non so dirti se sano o non sano, forse sì perché mi pare che non faccia male a nessuno, però per sfogare un po' di, cioè sfoghi per finta però una rabbia vera. Ok, quello non ci ho mai pensato, magari le prossime volte ci potrò fare caso, a vedere se il dopo mi sento un po' più sollevato. Ma dopo fate la pace come se aveste litigato davvero o basta, vi spegnete? L'interruttore click. Poi diciamo gli spettatori sono sempre diversi, quindi non devi neanche più reggere il gioco. E quindi diventa una prima basta, cosa vi spegnete, più... vi spegnete, basta. Sì, esatto. Giovanni, a volte, dimmi la verità, perché secondo me, se devo essere onesto io, a volte, per esempio, quando litighiamo con mia moglie, secondo me, inconsciamente, lo facciamo anche per il piacere di fare pace dopo. Ti capita mai di litigare perché sai che dopo la litigata c'è sempre un po' quel momento di tenerezza, un po' quella roba lì bella? No. Ma... anche perché sono uno estremamente orgoglioso, cosa, quindi la pace è sempre molto, è lunga. Molto No, noi proprio... litighiamo ogni 5 minuti, ma facciamo la pace entro uno. Cioè entro un minuto, okay, poi è tutto passato. Non sono di quella squadra lì. Vedi, c'è qualcuno che dice, questo è un esperimento sociale. Sì, è un esperimento sociale, sì. Per tutti, è per voi, per la gente che vi guarda, cioè una... Fa bene a tutti. Forse a quelli che si imbarazzano a vedere la gente litigare non è il massimo, però... suscitate una reazione in qualche modo. Esatto, va bene. Giovanni, guarda, sei caduto a fagiolo in questa puntata di Matti Psicopatici, ok? Guarda, sono... Abbiamo trovato proprio... La punta di diamante. Benissimo, abbiamo trovato proprio un altro della nostra squadra. Joe, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille, una buona giornata. Ciao. Non dormire fa ingrassare? Perché i fenicotteri stanno su una zampa sola? Esiste il gene dell'infedeltà? Ascolta le risposte a queste altre domande, impara ogni giorno qualcosa di nuovo e fai bella figura con amici e parenti. Brain Stuff Italia, con Francesco Foderà, sull'app One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme.